aumentare i NAS specialmente rispetto alla percentuale delle persone nel Covid. Al forum internazionale organizzato dal consigliere di Cernobbio, peraltro, viene ascoltato preoccupante perché nell'ultimo anno sono aumentate addirittura del 58%, non di sedriaco. È un lavoro che diventa sempre più complicato, perché chiaramente le prove nazionali, proprio consueto, insomma, nel circuito tradizionale, si aggiungono quelle online, favorite dallo sviluppo delle vendite di internet. Ce ne parla Antonio Iaderosa, che è il direttore dell'Ispettorato Centrale della Repressione Frodi, per Marche con una clienti di Emilia Romagna. Buongiorno a tutti, saluto i presenti e ringrazio a Bocchetti di aver invitato l'ispettore centrale per il controllo della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, un nome lunghissimo che è sostanzialmente un manifesto di volontà. Io vorrei...